Gaia, raccontateci una storia, una di quelle che si svolgono nei prati, nei boschi. Ah, io una storia la so. È una storia però un po' particolare. La protagonista si chiama Bia. Oh, sì, sì, Bia. Bia è una vera esploratrice della natura. È tutta verde. Ed è fatta con le piante utilizzate per produrre le bioplastiche. Bia è bravissima. Riesce come pochi a farci vedere e osservare tutte le curiosità della natura circostante, anche quella più vicina a noi, eh? Siete curiosi? Sì! Io qui ho giusto un libricino che parla di una delle sue avventure. Allora adesso basta un pochino di fantasia. Chiudiamo gli occhi. In campagna, un ambiente a lei familiare, Bia, mossa da un'irrefrenabile voglia di conoscenza, osserva con più attenzione tutto ciò che le capita sotto il naso per conoscere meglio l'ambiente naturale. Ne ammira la bellezza e insieme assiste ai nuovi cambiamenti per cui bisogna trovare rapidissime soluzioni. È accompagnata da nonno Arturo e dai suoi nipotini Azzurro e Viola. Le sarà d'aiuto un cilindro tecnologico, il Robo Listening Cylinder. Giusto? Altrimenti detto tuboncolo. E noi lo chiameremo così. Questo tuboncolo ha tantissime funzioni. Adesso andremo a vedere quali sono. Che paesaggio! La natura, coltivata o selvaggia, è sempre una piacevole sorpresa. A me sembra proprio di essere nata qui. I prati, la macchia, le coltivazioni. Tanti piccoli ecosistemi, tutti da scoprire. Non sto più nella pelle! Iniziamo! Anche se a due passi da casa, sarà un viaggio speciale! Attrezziamoci come veri e propri esploratori! Non fermiamoci alla prima impressione! Andiamo a fondo e scopriremo che in pochi metri possono esserci nascosti veri e propri micromondi. Lo scrittore Italo Calvino ci invita a contare i fili d'erbe e le piante di un prato per scoprire quanta ricchezza ci sia anche solo in un metro quadrato. È un bel gioco! Proviamolo! Ogni millimetro di spazio mi sembra occupato! Ci sono così tante specie differenti che coesistono in un ridotto spazio! Ogni fiore o insetto ha rapporti con altri fiori, insetti, animali!
E ci sono relazioni e relazioni. C'è chi collabora, c'è chi condivide, ma c'è anche chi si mangia a vicenda. Il mio strumento è prezioso. Basta inquadrare una foglia o un fiore e compare sul display una scheda con nome, immagine e caratteristiche della pianta. Io vedo poco o niente, ma se verrete con me sottoterra, nelle mie gallerie ne vedrete delle belle. Non possiamo rimpicciolirci come Alice nel Paese delle Meraviglie, ma con il mio strumento potremo andare a vedere anche ciò che è nascosto. Oh, quanto movimento anche sotto! Presentaci qualcuno senza disturbare il via vai però, eh? Oh, bene bene! Oh, queste sono larve bruttine che poi diventano insetti bellissimi. E poi la tana di una piccola lepre. E le formiche che mi fanno il solletico. Scusate, sono slittata sulla bava di una lumaca. Per il soprasuolo vi aiuto sicuramente io, perché vedo meglio della talpa. Però attenzione, è vero che le farfalle sono bellissime e sono le protagoniste di tante storie bellissime, di favole, fiabe, però non possiamo dimenticarci anche di quegli insetti meno noti. Anche loro hanno delle belle funzioni e sono molto utili. Il timido cardellino, semi nascosto in un cespuglio, inizia il suo canto. E Bia che cosa fa? Per comprendere il linguaggio dell'uccello canterino, usa il traduttore del tuboncolo. Son qui per presentarvi i miei amici alberi. Cip, 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 cip. Il mio habitat, insomma, casa mia. Cip, 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 cip. Gli alberi non possono muoversi dal luogo dove nascono. Quante strategie diverse hanno per vivere e sopravvivere? Fammi capire meglio. Gli alberi possiamo dire che sono intelligenti perché hanno un cervello diffuso. Hanno più sensi di noi animali. Loro hanno più sensi. Che cosa ci vuoi far? E qui il cardellino non smette più di cinguettare. Bia punta il tuboncolo verso le radici di un albero, una quercia, e sente tutto un parlottare fitto fitto. Sono proprio le radici che parlano tra di loro. E che cosa si dicono? La prima radice dice: io vado a sinistra per raggiungere l'acqua. L'altra radice dice: allungatevi qui, che è pieno di nutrienti. La terza radice dice: ho fatto le analisi e c'è il 10% di sostanze utili. Attenti! Le foglie di un ramo della quercia sono state attaccate da un bruco! Ed è scattato subito l'allarme. Ecco come si difendono. In poco tempo le foglie cambiano gusto e il bruco scappa disgustato. Guardate le api come lavorano senza sosta. Sì, e soprattutto come danzano
Dovete sapere che la danza del loro addome ha dei significati molto particolari. Ad esempio, indica alle altre api che cercano il nettare il luogo dove possono trovarne in abbondanza. Il linguaggio delle api è dunque una danza! Che bello! Non lo avrei mai detto! Chissà come ammirano i fiori e gli alberi dall'alto! Guarda che le api non vedono come noi! Pare che abbiano solo l'impressione di una forma, a seconda della distanza dal fiore. Vedono sfocato! Hanno degli occhi composti in modo da vedere a 270 gradi! Anche i colori percepiti sono diversi da quelli che vedete, cip cip, voi umani, cip cip. Il tuboncolo inserisce una videocamera radioguidata nelle gallerie scavate dalle talpe. Mi sembra di essere in un romanzo di Jules Verne. Viaggio al centro della Terra. Che emozione! Guardate! Animaletti di ogni genere compaiono e scompaiono. Sarà pure avventuroso, ma qui ci sono mostri spaventosi! Aiuto! Un terzo di tutte le specie viventi vive qui sotto, con me! I vermi mi temono! Sono il mio cibo preferito! A me sembra di essere dentro ad una favola horror! Adesso anch'io ho paura! Oh, ma su, non spaventiamoci! I vermi possono fare magari un po' di paura, ma sono in realtà utilissimi! Noi mastichiamo il terreno e creiamo l'humus fertile! E anche i batteri invisibili contribuiscono a creare l'humus. Bia usa il tuboncolo come un microscopio potentissimo. Oh, guardate i batteri! Sono anche loro sempre al lavoro! Oh, un micromondo tutto da decifrare! Osservo tutto dall'alto e volo meglio di un drone! Bia sale a cavalcioni del nuovo compagno d'avventura. Portami a vedere la natura inquinata dai cattivi comportamenti degli umani. C'è chi viene a fare picnic e non si riporta indietro i rifiuti che produce. Volate, volate sopra i campi di fragole, volate sopra i teli della pacciamatura fatti con la plastica tradizionale. Volate, questi teli se non vengono rimossi si rompono in tanti pezzettini e inquinano tutto il suolo. Oggi ci sono valide alternative con i teli da pacciamatura in bioplastica, biodegradabili, che dopo essere stati utilizzati si frisano insieme al suolo. Li hanno inventati nel laboratorio da dove provengo io. Domani vi porto in gita. Intanto si è fatto sera e sono comparse tante lucciole intermittenti. Che spettacolo! Come un cielo stellato nel prato! Quando si utilizzano massicce dosi di pesticidi, questi possono raggiungere le acque del sottosuolo.
Provate ad assaggiare l'acqua di falda che avete trovato nel profondo. No! Attenzione! Facciamo prima l'analisi con la nostra super macchina! Le gallerie della talpa sono affollate. Intanto, intorno ai nostri eroi, ci sono zolle di terra che compaiono e scompaiono come dei fantasmi, mimetizzandosi nella terra. Sono agitate. Più che parlare, gridano. Erosioni! Riduzione della fertilità! Impoverimento di sostanze utili! Non va proprio bene! Siamo la pelle della terra e ci trattate così male! Non solo sostanze strane e visibili. Troppi pesticidi ci vengono spruzzati addosso! Qui è casa nostra! Voi suoli, filtrate e trattenete l'acqua contro la siccità superficiale e poi la depurate. Ma i pesticidi sparsi arrivano fino alle falde sotterranee, rovinando l'acqua potabile. Una nota scrittrice scientifica sostiene che ormai si possano osservare gli effetti dei cambiamenti climatici anche nel giardino di casa nostra. Questa che stiamo attraversando oggi è una zona deserta e sabbiosa perché l'acqua è stata deviata per bagnare le coltivazioni laggiù in pianura. Bia accende il suo strumento per visualizzare e ascoltare due zolle parlanti che sono emerse dal terreno. Siamo arrabbiate! Gli umani ci ignorano, ci calpestano, ci sfruttano, ci impermeabilizzano! Addirittura ci avvelenano, ci contaminano, ci degradano troppo! E velocemente scompaiono nel terreno. Hanno proprio ragione. È certo che la terra è importante per tutti gli esseri viventi. E noi non consideriamo mai il suolo come se non esistesse. Per formare uno strato di terra fertile ci vogliono migliaia di anni. Ma ci vuole pochissimo tempo per distruggerlo. E allora io dove vado a scavare le mie gallerie? La terra arida è priva di vermi e durissima da lavorare. Alla sera i nostri amici sono tutti invitati alla sagra del paese di Prato Fiorito. Cibo locale, spettacoli, gare. Partecipiamo alla gara di rifiuti zero? Sì, noi ci siamo allenati. Bisogna essere capaci a dividere i mucchi di rifiuti indifferenziati che ci mettono davanti in poco tempo e soprattutto in modo corretto. Il cardellino si posa sull'albero grande della piazza e osserva tutta la gente che apprezza i cibi a chilometro zero. E intanto cinguetta. Facile, 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 facile. Ai tavoli usano piatti, bicchieri e posate in mater B, tovaglie in cellulosa, tutti i materiali che si possono raccogliere insieme nella raccolta differenziata dell'umido. Il primo premio per il campione di differenziata è un carro pieno di compost.
È Viola la campionessa. Ha sbaragliato tutti i concorrenti. Anche il suo compagno di avventure, il pipistrello, pare applaudirla in volo. È l'occasione buona per visitare la vicina fabbrica del compost e capire chi e come trasforma i rifiuti umidi in terriccio utile. Il mio premio servirà a tutti. Lo spargeremo nei campi e nei prati. E anche nel mio orto. La talpa pare abbia trovato un posto sicuro. Si è addormentata nella tasca di nonno Arturo. Bia porta i suoi compagni di viaggio a Novamont, nei laboratori nella quale è nata. Qui incontra i suoi amici di sempre, Camici Bianchi. Serena, ci dai una mano per favore? Sì, sì, tu. Vieni, vieni. Grazie. La prima curiosità da esplorare sono le prove di biodegradabilità. Oh, mi piace vedere i residui dei prodotti di bioplastica come diventano dopo 15, 30, 45 giorni. Già, alla fine si biodegradano completamente. La talpa si tuffa gioiosa in un contenitore di granuli di Mater B. Il cardellino è entusiasta e si mette a cantare volando pericolosamente fra provette e alambicchi. Anche i ricercatori rimangono a bocca aperta a vedere gli animaletti contenti. Alla fine tutti applaudono. Una volta usciti, i pensieri ritornano a Prato Fiorito. Nonno, perché gli uccelli cantano? Oh, a noi piace pensare che lo facciano per qualche scopo, così per la pura gioia di cantare. Cardellino, mi insegni a imitare il tuo canto? Ho qui un fischietto da richiamo. Il ritiro del premio diventa una visita guidata al vicino stabilimento che trasforma i rifiuti organici in terriccio fertile, il compost. Ho ripassato concetti di biologia, chimica e cicli vitali in natura. Che lezione! Abbiamo di nuovo incontrato i nostri amici invisibili, i batteri, instancabili lavoratori. Oh, visto che imitare la natura conviene. Ho provato a scavare nel compost. Alla fine è bello morbido e sa di terra. I nostri viaggiatori si siedono sotto una grande quercia. Il viaggio è stato un divertimento e un arricchimento. Abbiamo visto, abbiamo chiesto, ci siamo stupiti. Io ho preso anche degli appunti su tutti i segnali positivi e anche quelli negativi che abbiamo incontrato. Con Tubuncolo traducono il messaggio ricevuto da una formica che ha attirato la loro attenzione. Amici, per questo pomeriggio vi invito alla festa di Prato Fiorito in onore della natura. È laggiù, al confine fra il grande prato e il campo di grano turco. Alla grande festa delle formiche i nostri eroi suonano, cantano e ballano. Nonno Arturo emette un fischio modulato con un filo d'erba. Viola percuote un xilofono di canne. Azzurro conduce con il clarinetto. La nonna ha preparato squisite ciambelle per tutti. La regina delle formiche prende la parola. Ho un messaggio per voi umani. Dovete imparare a conoscere meglio ciò che vi è più vicino.
I boschi, i prati, i campi coltivati, i giardini di casa. Il suolo che calpestate senza prestare troppa attenzione. Conoscere meglio vuol dire imparare a rispettare di più. E voi potete fare molto. Mentre il sole conclude il suo ciclo giornaliero, nascondendosi dietro alle colline di Prato Fiorito, ha inizio lo spettacolo teatrale. Ora vi raccontiamo le avventure straordinarie di Bia e dei suoi instancabili compagni di viaggio, che, richiamati da tanti apparentemente inspiegabili segnali di cambiamento, iniziarono il giro del nostro micromondo appena 12 giorni fa, partendo da un metro quadrato di prato. Attraverso mirabolanti avventure scoprirono che è ancora possibile invertire la tendenza, cambiare le cose, riportare l'ambiente al centro delle loro azioni, per salvare il pianeta, la razza umana, attraverso comportamenti sostenibili, azioni circolari, come quelle che dominano la natura. La storia ha inizio con...